amici, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft con il Loppa. Guarda, ti faccio vedere una cosa, vieni qua. Che? Apri questo chest qui. Quale? Il primo, quello più alto. Ah! Ma quante cose hai fatto? Mamma mia, impressione. Mentre io faccio le cose utili, te che fai disastri. Ho fatto anche cose più utili. Hai fatto anche cose un po' più. Te ne rendi conto? Più utili, che sono cose inutili queste. Aspetta, fai poggiare un po' di roba. Che ho fatto un pochino di disastri. Allora, tu fai sempre solo e esclusivamente disastri. Allora, facciamo quello che volevo fare. Cioè, se vieni fuori, guarda che bel paesaggio che c'è davanti a casa nostra. Cioè, nel senso. Allora, abbiamo passato un pochino di tempo a migliorare. Questa qua, diciamo, con la puntata abbiamo fatto alcune piccole modifiche decorative. Tutta roba noiosa. Ma le perle dove sono andate? Spero siano finite nel vulcano, guarda. Smettila, quelle che avevamo in casa. Sono uscite. Ma dove sono uscite? Ma non ne ho idea. Le hai buttate via tu. Ma non ho fatto nulla. Le hai buttate sotto. Allora, no. Ti accusa di pecoricidio. Grazie. Allora, usciamo subito di casa e potete notare prima di tutto una cosa. Guardate, tada, colpa tua. Easy. Abbiamo fatto, ha fatto lei, dai, spiegalo tu, l'hai fatto tu, vai. E ho fatto l'aiola con le siepi, con i fiorellini colorati a colori alterni. Volevo metterli tutti rosa, ma poi penso che lei non avrebbe gradito. E poi ci ho messo l'alberello. Ok, l'alberello ho deciso io di metterlo di jungle, dato che l'avevi trovato, delle piantine, eccetera, piuttosto che di oak, per staccarlo un pochino meglio. E questo è l'effetto. Ancora non è il massimo, però è già grazie meglio. No, nel senso, si può fare ancora di più, però. E guardate, ho fatto questo. Questo qua è il basalto, diciamo, raffinato. Basta mettere basalto cotto e viene così. Secondo me è un bel lastricato per una porta di casa. Dicevo, perché non finisci la strada? Semplicemente perché non mi andava di finirla come questo pezzo, come se fosse la strada principale. Volevo avere una specie di vialetto privato. È solo tutto poi in prova e si vede meglio. Guardate qui, abbiamo cercato, io soprattutto ho spianato tantissimo. E quindi una delle cose che ho fatto è stato spianare. Questo però era un pochino più in alto, mi dispiaceva modificarlo. Ho messo quindi tutto intorno questi slab e ho tolto un sacco di roba qui intorno. Alla fine ho usato tutte le palle di pietra possibile, perché alla fine avevo tanta pietra e questa qua poi non è accusata. Io ho dovuto far riprodurre le pecore perché mi serve della lana nera e quindi sono aumentate a dismisura. Esatto, poi guardate, quindi abbiamo ancora spianato un po', io ho fatto, ovviamente. E guardate, all'inizio voi ci avevate detto di fare una cosa tipo strada, però non ci attirava troppissimo l'idea. Perché avevamo paura che fosse, cioè, con la lana bianca fosse un pochino troppo a strada, un po' strana. E abbiamo pensato, perché non farla di glowstone? Quindi uniamo l'utile al dilettevole, nel senso, è utile averla di glowstone. E quindi abbiamo fatto così. Là, qua sta diventando notte, vabbè, speriamo che un minimo duri, intanto andiamo a far vedere qui sotto. Guardate, giusto le piccole ultime modifiche, ho fatto questo. Ho praticamente finito. Anzi, giusto per farvelo vedere al meglio, facciamo così. Prendiamo un attimo. Avevo visto che qua c'era del copper. Copper, perfetto, mi serve proprio del copper. Allora, volevo farvi vedere appunto che ho finito di fare qua per la Liquid Metals. Ovvero, accidenti, mi si è buggata la texture. Accidenti, vedete, ogni tanto vi può succedere casualmente che la Liquid Metals diventi tutto un bianco bug. Però non sappiamo a che cosa sia relativo, perché noi non abbiamo texture pack particolari. Comunque non vi preoccupate, riuscite e rientrate e il bug si dovrebbe risolvere. Tada! Usciti e rientrati dal gioco, come vedete. Avevamo lo scheletro in casa. Bene, le texture sono tornate come dovevano essere, quindi davvero nessun problema. Tada! Allora, in GoForm tutto come dovrebbe, sono tornate le texture, quindi non vi preoccupate. Se ogni tanto avete qualcosa che diventa senza texture, uscite e rientrate, dovrebbe ripartire. Se proprio non riparte, chiudete Minecraft e riapritelo. Mai più! Allora, guarda qua l'amico di Scizzoli. Ciao Scizzino. Non è Scizzo perché non è vestito col giallume. Ah, allora, c'ha il giallume. Aspetta, sì, prendere Scizzo, ti porto Scizzo. No, non devo portare. Lascia Scizzo al suo posto. No, vado a cercare no. Scizzo. Sì, sì, sì. Lascia Scizzo allora. Allora, via, cosa sono zampetti lì su?
Quindi, come volevo dire, questo ho completato, sono arrivato fino in fondo a mettere i tubi, però in questo caso non ho chiuso, manca l'ultimo Iron Tank, non ho chiuso quest'ultimo, perché voglio fare in modo che il copper, se lo faccio partire, non vada a mettersi metà qui e metà qui. Certo, se sbagliate non vi preoccupate, vi basterà azionare, verrà aspirato via e sarà uguale, non importa se sbagliate. Però se riusciamo a non sbagliare, oh, siamo tutti più contenti, giusto? Sai cosa dobbiamo fare, amore? Dica. Un jetpack. Un jetpack? Quasi quasi. Potremmo fare un Non è jetpack. una brutta idea, eh? No. Potremmo fare un jetpack. Poi lo facciamo un attimino. Allora, vediamo un attimo. Adesso cosa voglio fare esattamente? Voglio mettere, come ho detto, il copper. Lo mettiamo 16 copper qui dentro, in modo che ne prenda solo quando ci sono 16. E ora mettiamone qua di... No, sono di copper diverso. Questo è un Ah, che problema. palle, ma ce l'hai il trasmutatore di Ce copper? l'ho, però conviene mettere piuttosto tutti i tipi nel filtro. In questo modo, se anche tornate dalla miniera, li mettete tutti a caso senza dovervi preoccupare di cambiarli, non avete problemi. Che dice Micio? Te gli alberi della gomma immagino che tu li voglia buttare, Metterò più belli poi, no? sì. Allora li Tira butto via, dai. giù tutti gli alberi, poi li mettiamo in modo più bello da vedere. Sì, vai. Allora, innanzitutto, ora quindi mettiamo quelli che mancano. Possiamo metterne anche qualcuno in più. Tanto vedete, se ne metto 17, partiranno in 16. Così l'avete già visto. Posso fare una domanda stupida ai nostri cari amici? Che Dica. cosa ne pensate voi dello zodiaco? Dello Dello zodiaco. zodiaco, cioè pensate che ci sia veramente una correlazione tra carattere e giorno, costellazione di nascita, tra il fatto che le bilance vanno più d'accordo tra di loro che con i segni di terra, quelle cose lì? Ecco, scriveteci che cosa ne pensate dello zodiaco, potete dirci che non vi alzate neanche dal letto se lo zodiaco dice che sarà una brutta giornata per voi, oppure che non ci crede assolutamente, che normalmente voi la pagina dell'oroscopo la usate per pulirvi il naso, ma siamo Esatto, curiosi. ma ovviamente se volete potete anche semplicemente dirci qual è anche il vostro oro, cioè il vostro segno zodiacale, yuppidu, o anche il vostro compleanno Noi di che segno direttamente. siamo? Noi di che segno siamo? Di un segno completamente fuori dal mondo, Di un segno sicuramente. completamente squilibrato. Squilibrato, molto Proprio squilibrato squilibrato. al massimo, almeno noi siamo squilibrati, magari gli altri del Squilibratissimo. nostro segno lo sono meno. Quindi, ora lasciamo che vada tranquillamente il copper in modo da finire qui dentro. È già andato? Ah no, scusate, ho guardato in quello. Ti è Oh, piaciuto? infatti, sa qualcosa qua. Il copper. E quando il copper avrà finito, andremo a metterci la tin. Così che a quel punto potremo stare tranquilli che tutto funzionerà come deve. Ma ovviamente non sono qui a parlarvi sempre solo della Liquid Sì, Metals, che veramente finalmente perché. è Alleluia! finita. Ovviamente dobbiamo torciare un pochino di più, sai? Sì, anche secondo me ho tolto gli alberi qui, eh. Non tutti, sono ancora pieni, Non guarda. è vero! Questi, guarda Ah, che. quelli dove sono? Sopra il cuoricino. Sopra il Allora, cuoricino, mi sa che abbiamo sì. Barbalbio, qui ho ingrandito ancora un pochino la zona e soprattutto abbiamo fatto molti lavori. Speriamo che vi piaccia la strada, com'è, più che altro è illuminata. Però le torce le avevamo messe, le abbiamo lasciate. Cosa ci fa uno zombie fuori da. Oh, zombie! Fateci sapere che cosa ne pensate. E se mai, dato che potrebbe essere carino fare dei lampioni, per renderlo anche un pochino meno così, fateci sapere. Se dovessimo fare dei lampioni, come li vedreste bene fatti? Nel Senza senso, testifiche che ci lavorino vicino, delle grazie. fence normali con sopra una glowstone, li vedreste con qualcosa di particolare? Ditecelo, fateci sapere, siamo ben contenti. Perché questi qui non mi stanno lasciando alberelli? Che cosa? Questi di gomma? Non Aspetta che arrivano. arriva E niente, vabbè, non arriva nulla. allora, come vedete, qua abbiamo fatto delle modifiche, questa è colpa tua. Futuro pane di farina 00. Sapevo che questa è colpa tua. Non è. Guardate qua, abbiamo una pianta. Gli ho detto fai un po' di piantagioni. Alla fine abbiamo deciso di farle qui in alto, vicino ai testificate. Ok, vuote per ora, ma Per poi ora così. sì, ma poi vabbè, ci mettiamo i Ok, qui semini. dentro che abbiamo? Abbiamo patatine già salate. Non mi sembrano, ma va bene. Aspetta, poi vedrai che. Buono, buono. Questo qua è leggermente più ampio degli altri, ma per due motivi. Uno perché prima chi l'aveva fatto dal lato opposto, cioè è bruttissimo da Ah. vedere, se non, dal lato strada ne vedi solo uno strato, invece è più carino vederli multistrato, con ovviamente il vulcano che Come fa il bignè figo lì multistrato. dietro.
E alla fine, quindi, questo qua è venuto leggermente più largo. Però forse è un pochino carino che non sia tutto, tutto, tutto uguale. Alla fine è comunque simmetrico. E qua c'è il popcorn. Ci mancano Non hai letto il zucche e. cartello? Ah, scusa, non l'avevo letto, è vero. Mais già condito e popcorn per il cinema. Boh, dovremmo creare un cinema anche. Eh sì, che cosa ci proiettiamo? Ah, già, Star Wars Star Wars è all'infinito. finito. Ok. E quello che volevamo dirvi, appunto, poi volevamo sperare di trovare dell'anguria, perché così Sì, non ce potremmo l'abbiamo, mettere abbiamo anche. due zucche in croce, ma non mandava di piantarle ora. Esatto, quindi cercheremo di migliorare un pochino questa zona. Come potete vedere, ho qua pianificato tutto il possibile, Sì, nel perché. senso che alle 3 si pianifica la zona, alle 3 si guarda Esatto, su ho così. pianificato tutto. E quindi adesso la strada è abbastanza guardabile. Manca qui che non è finito perché purtroppo tu hai avuto la brillante. Ah, che paura! Aiuto! Che schifo! Mi stanno tutto infeltrando. Via! Allora, tu. Tocca per non farle uscire. No, tu hai avuto la brillante idea di farlo a questa altezza perché all'inizio sembrava così. Però adesso, se io unisco qua la strada, i testifichi come minuti sa ci salteranno dentro, No, come ho ma appena quello, fatto io. proprio quello che E volevo, un quindi ti testicchio toccherebbe dell'isola. iniziare No, a colorare anche i no. Ah, beh, allora testificate. sì, di rosa però. No. Soprattutto della Allora, gingiva. qualcuno si sa. Noi certe volte magari pensate male, ma solo perché ci dimentichiamo di dire le cose. No. Com'è possibile che abbiamo avuto tutta questa glowstone? Beh, come ve lo Con la ripetiamo. E-E. No, No. sì, la E c'è, però non la E2 è molto carina. La E2 poteva essere ottima al posto di questa mod qua, però dato che la E2 non esiste più, allora usiamo questa. Ah, ancora lì con l'affare. Esatto, sì, ma va bene lì. Ve lo ripetiamo, per le cose utili del tipo ho bisogno di diamanti, facciamoci diamanti infiniti, l'abbiamo fatto di prova, ora non è che lo faremo sempre, abbiamo fatto la prima volta. Poi oro e tutti quegli strumenti un po' più particolari. Però, dato che quando parliamo di qualcosa come le decorazioni, dato che ci teniamo, perché ancora come serve, sì, come serve, come mondo non è il Non ci massimo. soddisfa ancora. Stiamo facendo qualche miglioria, ma speriamo di renderlo più bello. Voi naturalmente avete già dato dei consigli, ma se ne vengono in mente altri, fatecelo sapere nei commenti per fare ancora più bello questo mondo. Però abbiamo ancora tante cose da fare e noi abbiamo deciso di migliorarlo un pochino. Una delle idee è questa della glowstone. Però, dato che è solo decorativa, ci siamo permessi di prendercela come in modo infinito. Grazie a una seconda mod che funziona perfettamente per avere quasi tutto infinito, che è la Condensed Blocks, detta anche CBM, io posso fare in questo modo, guardate, ta 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 ta, ne ho per 4, la rimetto qui e ne ho una quantità infinita. Quindi l'abbiamo fatto con questa motivazione qua. Ecco da dove è sbucata tutta la glowstone, perché se lo fosse chiesto. Bene, più che altro vi abbiamo detto, vi abbiamo mostrato un pochino le migliorie che abbiamo fatto, vi manca un'ultima cosa da dire. Allora, dato che ci sono ancora qualche miglioria da fare, secondo me, per migliorare ancora un pochino, Ho tirato giù anche purtroppo. gli alberi banali, rifacciamo anche Sì, quelli. rifai tutto. Ecco, ti vedo lì che distruggi. Qua ancora il verde dell'erbetta è carino, perché a me dispiace quando l'erba diventa di quel colore un pochino meno Poi dimmi carino. dove vuoi mettere questa roba, eh. Tipo già lì si imbruttisce un po'. Guardate il verde lì e guardate il verde qua. Però questa montagna. Da quello che mi sembra di intuire, da quello che vedo, questa bella montagnuola qua, No, non fatemi idee questa malsane. bellissima montagnola qua deve avere l'erbetta buona, quella proprio che ti ritempra, cioè, avete Ma capito? cosa ti viene in mente? Non è che stai pensando. No, no, Avremo bisogno di una bellissima. no. Che c'è? Non mi interessa avere una bellissima, un tubo di niente, guarda. Perché. Fammi vedere un attimo dall'alto questo bellissimo panorama sul nostro. Voglio solamente andare in cima per Tu vuoi godere distruggere, lo sento, sento la puzza di distruzione da qui. distruzione di cosa? Ma Della sempre. montagna. Io distruggo una montagna intera! Ma ti senti quello che hai appena Sì, mi detto? sento e so benissimo che lo Hai faresti. detto che voglio distruggere una montagna intera! Ma si può! Sono un pezzo che vuoi distruggere? Ma No. che discorsi? Distruggi una montagna. Cioè, siamo fu. Siamo. Siamo. No, 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 tu lo faresti, se non Io, fosse che ti secondo mancherà. voi io distruggerei una montagna intera? Sì. Sì, è sicuro. Ma come ti passano in mente queste cose? Beh, Sto solo scavando all'interno per andare in per cima. vedere se riesci a trovare il punto debole, come dicono da Torre Eiffel, che c'è una vite che se la togli crolla giù Esatto, tutto, ma vero? quello lo so, ho già sperimentato in passato. Ah, ecco Allora. perché aveva un po' scivolato.
Allora, guardiamo un pochino, direi che il verde di qui è alto come il verde di là. Quindi questo significa No, che se no, noi no, distruggessimo no! la montagna, avremmo un po' di spazio verde Ma in fa più. schifo senza Ma montagna, dai, è bruttissimo tutto sto pianeggiante c'è quella qui. zona lì dietro di montagna esagerata, guardalo lì. Appunto, lasciaci un po' di montuosità. Che è tutto sto scempio del Ce la panorama? faccio a buttarmi giù da Spero che qualche... tu muoia. Grazie. Niente, Ma che solo a cazzo... Minecraft vale questa frase, quindi. Naturalmente, naturalmente. Allora, Tanto lì no. te le spawneresti nel lettino. Accidenti. Non c'è nulla di buttarsi come Come una pera cotta. un carciofo Come un lecce. testificate. Come un testificate cotto. No, perché li devi anche cuocere Non adesso? è che li cuoce, che si prendono al sole senza la crema solare e poi la sera te li trovi che sembra che siano No, stati subacquei. io rischio di perdere tutti i livelli per fare... No, vuoi fare l'idiota? No, no, lascia stare, No, io perché. rischio di perdere tutti i livelli e fare la persona senza senso. No, no, non Caduto un fare. alberello lì. Vabbè, non fare l'idiota, più di. No! Ok? E ora... Amore, hai No! 43 livelli, su via, sai quante cose ci puoi incantare? Su Effettivamente. via, non fare lo scemicio. Ok, ah! No, amore, no! Io non voglio scendere così lentamente, dai, di qua. No, Dai, se vieni a casa ti do una carota se sei bravo. Ti grazie. do un E cerotto. vai! Yuhu! Ce l'abbiamo fatta, ok, Ah, a peccato, posto. stavolta ci metterò un sasso lì. Un Basta! pezzo d'ossidiana, stencol. No, una pecora, Sì, via! una pecora. Un'altra, ecco le pecore che ho in casa nostra dove sono Ma finite. Ce no, n'è guarda una che. bianca e una grigia, No, sono erano loro. grigia chiara tutte e due. Vabbè, comunque quella è lì. Ma no, è proprio Allora. sbagliato. Allora, quindi, questa montagna la tireremo davvero giù? No! Esisterà ancora nella prossima Sì, esisterà puntata? ancora perché glielo impedirò di tirarla giù. Scopritelo! E fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di ingrandire la Che zona. tu sei un Oppure pazzo! dateci davvero delle... Se non volete che venga tirata giù, dateci, o almeno datemi, delle belle creazioni da fare in quella montagnola, se volete davvero tenerla. Altrimenti non, spazzeremo via, tanto sono tutte le belle montagne laggiù, laggiù, Ma laggiù, perché laggiù. spazzare via la montagna? Così, perché è un po' sporca, piena di polvere, spazzo via tutto, su, un po' di ramazza. Ho Va anche la bella bene. ramazza in testa. Ok, bene, speriamo che vi piacciono le modifiche al mondo. Senti, con questi alberini che ci faccio io? La zuppa? La Non zuppa, ci vai. viene bene. Aia. Zuppa! Ma Zuppa l'hai d'albero. messa qua un'altra? Perché l'hai messa qua? Da quando l'hai Ma messa? così è un sacco che è lì. Non l'avevo vista, Amore, ti sei un assicuro. uomo, è normale. Grazie a tutti per essere con noi in questa puntata. Speriamo finalmente. Ah, guarda, a questo punto guardo l'ultima cosa, solo se avesse finito, così proprio ho fatto tutto quello che è venuto in Consiglio per i mente. maschietti, quando la vostra ragazza, moglie, madre, fidanzata, nonna, zia, sorella, cugina vada al parrucchiere, voi almeno ditele che ve ne siete accorti, anche se sta male, non dite, ma dite almeno che ci avete fatto caso, che sennò poi ci restano anche male. Ecco. Allora, vediamo se qua è finito. Qui è finito. Qui è finito. Oh. Qui è finito. E qui, ok. Peccato, ma ci dovrebbe stare qui, no, accidenti. Cosa? Che cattiveria! Prendiamo la tin. Vuoi un Aspetta, uovo? no, aspetta, Vuoi no, una bambina? no, no, Ne devo uno? aspetta. Aiuta, no, aspetta, facciamo così. Rimettiamo un attimo lì la tin. Chiudiamo il testificate nel buco. No, Ma aspetta. poveraccio! Tada! E concluso. Molten Iron, cosa ci fa l'Iron qui? Mappa, visto? Se proprio vi finisce dell'Iron, cioè vi finisce qualunque altra cosa sbagliata, cosa fate? Attivate la leva, verrà zoom via ed è comparso per un secondo del... Vabbè, La roba che non doveva non comparire. importa, ora richiudiamo, questo si è svuotato completamente, quindi non dovete avere problemi di nessun tipo, e a questo punto concludiamo quello che dovevamo fare. Prendiamo la nostra tin. Ne prenderemo 16 da mettere qui da, il contrario ne voglio, ok? 16 qua e 17 qua. Così di nuovo ne qua, appena questo qua arriverà a quello, vedete, lo facciamo lento perché comunque fa laggare meno, più è lento, meno fa laggare. E ora prende, tada! E ora farà lo stesso con la tin Lo e facciamo un avremo parco di tutti, alberi? come vuoi. Per ora, essendocene ancora pochissima roba, ancora non si vede quasi da lontano. Però finalmente, finalmente, che è davvero finito, concluso, e ogni tank ha la sua cosa, possiamo
Posso finalmente mettermi a, anche uno dopo l'altro, ora finalmente, a mettere tutto il copper, tutta la tin, tutte le cose che trovo, tutto il ferro, e così posso stare tranquillo che funzioni, non si va a bloccare per il nostro, grazie al nostro sistema di prenderlo solo quando ce ne sono almeno 16, altrimenti si bloccherebbe tutto. Come avete visto adesso, quando sono andato a guardare in tutti quelli, erano sempre tutti vuoti, quindi non, nessuno si è bloccato. E adesso, anche se io mi metto a metterne alti uno dopo l'altro, effettivamente finché questo è pieno andrà avanti e indietro, però non si Esattamente, bloccherà che mai. carino. Grazie quindi per essere con noi in questa puntata, speriamo che vi sia piaciuto, fate sapere allora le cose riguardanti l'oroscopo che vi ha chiesto lei se vi va, e anche cosa ne pensate del mondo, che cosa vorreste fare in quella montagna, oppure se va tirata giù. No. Grazie a tutti, alla prossima puntata con i lampioni, come si fanno i lampioni? Con gli Eternal Love! Ciao.